Ciao ragazze, questo è un video improvvisatissimo, spero di avere un aspetto decente. Se sembro pelata da questo lato, non so perché mi sembro pelata nel video, comunque perché non ho ancora fatto la tinta nera o la ricrescita bionda così, ed essendo chiara mi fa proprio questo effettaccio orribile. Però ho deciso di non fare più tinte per un po', cioè non di non farle per un po', però di evitare di farla sempre una volta al mese, di farla magari una volta ogni 2 mesi. Quindi ogni tanto mi vedrete con questo brutto effetto. Allora, questo video è un video di risposta a Barbie Xanax, perché chi segue Barbie Xanax sa che ha fatto un video di polemica, critica, chiamatelo come volete, su di me, proprio su di me. Non ha detto il mio nome per non farmi pubblicità. Ma io, siccome nel suo video mi sono sentita dare della sfigata, della prostituta e quant'altro, e in più è stata offesa la mia professionalità, mi sento tranquillamente in diritto di poter sfruttare il suo nickname per farmi visualizzazioni. Questo lo voglio chiarire subito, che se io la nomino è perché lei ha molti più iscritti di me, lei è su YouTube da molto più tempo, lei è famosa su YouTube, e quindi scrivendo Barbie Xanax nel titolo sicuramente mi attiro visualizzazioni e quindi lo faccio. Alle persone che mi hanno segnalato il video di Barbie Xanax, io ho risposto, di primo impatto ho risposto: ma Barbie Xanax è una che non merita le mie attenzioni, perché comunque io non ho niente contro Barbie Xanax, però non merita, di per sé non meritava una mia risposta. Però dopo aver comunque visto bene il video, ho deciso di rispondere, non per difendere me stessa, perché non mi interessa se lei mi dà della puttana o mi dà della sfigata o quello che vuole, ma mi ha dato fastidio che abbia offeso le persone con cui lavoro. Questa è una cosa che non tollero, perché se i miei fotografi dovessero vedere il video di Barbie Xanax, potrebbero comunque prendersela con me, nel senso: ma che figure ci fai fare, nel senso, per dire, no? E comunque non mi va per loro, perché sono comunque persone che stimo, con cui lavoro, e io mi arrabbio molto, non quando vengo offesa, non tanto quando vengo offesa, nel senso, quando vengo offesa lo prendo sempre sul ridere, ma quando mi si toccano le persone vicine, che siano gli affetti o le collaborazioni o quello che volete, allora un po' mi girano, perché comunque non mi piace dover rispondere degli altri. E per questo ho deciso di fare questo video risposta. Allora, inizio col dire che Barbie Xanax è una mia hater già da un po' di tempo, e l'ho scoperto di recente. Chi mi segue su Facebook lo sa, perché io qualche settimana fa ho scritto la diva del tubo su Google per vedere cosa mi usciva, no? Mi è uscito un post su un articolo di un articolo che parlava di me, e sotto i commentacci di Barbie Xanax, che già mi dava della puttana e quant'altro. Allora, da lì ho capito, insomma, che ce l'aveva con me fin dall'inizio, perché poi questi commenti risalivano a un anno fa, quando io avevo appena aperto il canale su YouTube. Quindi non è ricambiata questa cosa, nel senso che io non ho assolutamente niente contro Barbie Xanax. Io sono pure iscritta al suo canale perché alcuni suoi video di cinema sono interessanti, io sono un'appassionata di cinema, e quindi non ho assolutamente niente contro di lei. Poi, boh, evidentemente lei ha dei problemi con me, però la cosa non è ricambiata. Comunque, per chi non avesse visto il video, lo linko qua sotto. Per fare un riassunto, nel caso in cui non aveste voglia di sorbirvelo, lei praticamente ha criticato il fatto, cioè lei ha detto che io non sarei una modella professionista, che io dico di essere una modella ma in realtà non lo sono,
che i miei fotografi sono dei maniaci segaioli. Lei ha detto queste cose. E poi ha raccontato di una sua esperienza con un fotografo che appunto era, che appunto l'ha, diciamo, un po' molestata, tra virgolette. E ecco, per me è un video, ho anche riso durante quel video, però è un video molto brutto, non tanto per le sue opinioni, perché ognuno di noi può avere delle opinioni, cioè ognuno le ha. Se io guardo i video di una persona posso pensare a pelle, ma quella secondo me è una puttana, oppure quello è uno sfigato, quello è un segaiolo, lo posso pensare. Però se io non conosco quella persona, non posso sapere se è così davvero. Non so se mi sono spiegata. E quindi, onde farmi figure di merda, evito di dirlo pubblicamente. Cioè, nel senso, se io penso, sei una puttana, vabbè, però non lo dico pubblicamente, perché mi ci faccio anche una figura di merda. Allora, evito di farlo. Quindi io non vado contro alla sua opinione, vado contro il fatto che lei abbia giudicato in questo modo, quando... Io vorrei spezzare una lancia, vorrei difendere il mondo dei fotografi, perché, allora, io, come ho detto nell'altro video, ho sempre fatto la fotomodella freelance, nel senso che non sono mai stata sotto agenzia, non mi ci sono mai impegnata parecchio, però io ho un'esperienza di 10 anni minimo, in cui ho collezionato migliaia e migliaia di foto, decine e decine e decine e decine di servizi fotografici fatti sia per lavoro, per cose lavorative, sia per passione mia, semplicemente mi mettevo anche solo con 2 miei amici e le facevo, cioè per dire, no? Ne ho fatte tantissime, quindi non sono una la prima scema, è quello che voglio dire. I fotografi possono essere di varie tipologie, nel senso, c'è il fotografo professionista, che è quello che ci campa. C'è il fotografo che lo fa come secondo lavoro, nel senso che per vari motivi non riesce a campare solo di fotografia, e spesso questi motivi sono semplicemente relativi al fatto che magari questi fotografi non vivono in grandi città, perché se uno vive a Milano facilmente ci camperà, se uno vive, non lo so, a Cuneo, dove vivo io, difficilmente ci camperà come fotografo, e quindi dovrà fare una seconda, la terrà come seconda attività, ecco, questo indipendentemente dalla bravura. Però insomma, per fare certi lavori come il fotografo, come la modella, bisogna spostarsi e non c'è niente da fare. Se uno non ha voglia di spostarsi, se la tiene come seconda attività. Non per questo è meno di uno che ci campa, non per questo non è una persona professionista, è una cosa che non c'entra in questo caso. E poi c'è anche il fotografo amatoriale, che è quello che lo fa semplicemente per hobby e passione. Comunque in tutti e tre i casi si valuta non il guadagno del fotografo, che esista, che non esista, che sia solo un hobby, ma si guarda la professionalità della persona, la serietà della persona. Per me uno può farlo anche solo per hobby, ma se è serio, se fa delle belle foto, se è bravo, può anche essere più bravo di un professionista che ci campa, perché io vi giuro che ho visto professionisti che fanno foto di merda. Questo non vuol dire, perché ci sono tanti fattori in ballo. Per cui non è che uno che lo fa per hobby è meno di un... cioè dipende dai punti di vista, dipende da tante cose, però se io mi devo far fare un book, scelgo il fotografo che mi piace di più come stile, come capacità, come bravura. E detto questo, ci sono anche tipologie di modelle, nel senso, c'è la modella che fa un set fotografico al giorno e campa di quello, c'è la modella che lo fa come secondo lavoro, perché molto spesso è un modulo, tante ragazze, tante magari studentesse lo fanno saltuariamente per guadagnarsi qualcosina, ma uno fa quel cavolo che vuole a prescindere. Però ecco, io voglio dire, per fare la modella servono determinate caratteristiche che io modestamente ho, e non lo dico per tirarmela, per fare la figa, lo dico perché è vero, nel senso che
serve un particolare tipo di fisico, serve un particolare tipo di viso che può piacere o non piacere, però per dire il mio viso è molto fotogenico e quindi adatto per questo tipo di professione, il mio fisico anche, Barbie Xanax, senza offesa, però tu non hai questi requisiti, nel senso che non è una brutta ragazza, anzi è una bella ragazza secondo me, però non ha un fisico da modella, non ce l'ha. Poi è bella comunque, potrebbe fare l'attrice, potrebbe fare la cantante, potrebbe fare la ballerina, potrebbe fare quello che vuole, però non ha un fisico da modella. E lei stessa lo dice nel video in cui dice che appunto qualche anno fa aveva fatto dei set ed era in sovrappeso, quindi cioè, adesso non voglio dire, non questo non vuole essere un'offesa a chi ha qualche curva in più, per carità, però per fare la modella servono dei requisiti che se non ci sono non si può fare, cioè come se io volessi andare a fare la nuotatrice che non ho neanche un muscolo, cioè non potrei. E quindi se Barbie Xanax ha trovato il fotografo maniaco che l'ha fatta mezza spogliare, che le ha chiesto di mostrare il sedere e che l'ha invitata a casa sua a prendere le foto, è perché lei questo può permettersi, non può permettersi molto di più, perché sarà molto difficile che un fotografo professionista chieda a lei, a una ragazza come lei, che non ha caratteristiche fisiche da fotomodella, di lavorare insieme. Cioè è molto più facile che la proposta le arrivi da un fotografo, da un finto fotografo, da uno di quegli uomini che, come dice lei, e questo è vero, io non dico che lei dica cazzate, ci sono uomini appunto un po' maiali, un po' segaioli che si spacciano per fotografi e cercano appunto di convincere ragazze a fare set fotografici in cambio di foto, stampe, eccetera. Poi in realtà questi qua non sono assolutamente dei professionisti, ma sono dei porci, in poche parole, ci sono questi, e a lei è capitato. Ma se tu sei una modella, se tu sei una professionista, se tu ci lavori, se tu hai esperienza, non ti possono capitare, perché questi qua vanno a cercarsi proprio le ragazzette che non sanno che cosa stanno facendo, che non sanno dove sono girate, perché se una ci lavora è abbastanza sveglia da capire quando uno è un porco. E tant'è che io nella mia esperienza di 10 anni non mai neanche una volta sola ho avuto a che fare con personaggi di questo tipo, mai, proprio perché non che non mi siano arrivate le loro proposte, ma proprio perché io sono abbastanza sveglia da capire quando un fotografo è professionista e quando un fotografo è un maniaco. E se lo so è proprio perché ho esperienza nel campo, so cosa vuol dire e so come valutare un fotografo, so come valutare, e non parlo solo di fotografi, parlo anche di registi, io ho anche recitato, quindi parlo anche di registi, gente che ti fa fare provini, programmi, cioè io lo so quando uno è serio e quando uno non è serio. In linea di massima, poi vabbè, ti puoi sempre beccare l'inculata, però in linea di massima lo capisco, proprio perché ho a che fare con queste persone, ho avuto a che fare con professionisti, e quando hai a che fare con professionisti ti assicuro che i maniaci li scovi subito, non ci vai a fare le foto insieme, non ci vai a fare le foto insieme. Quindi Barbie Xanax, cioè, svegliati. Tra l'altro io non so che cosa tu abbia combinato nella tua vita, non so che cosa tu faccia, però io per fare questo lavoro, che come detto nel video precedente sulla mia esperienza di fotomodella, non faccio più perché ora mi occupo di altro,
ma io comunque ho una partita IVA per fare queste cose. Sulla mia carta d'identità, sotto la dicitura professione c'è scritto fotomodella, e adesso non ce l'ho qui perché la carta d'identità è in macchina, ma se vuoi farò una foto e la farò vedere. Io dico solo questo, e lo dico a lei come lo dico ad altri: prima di parlare di una persona, prima di esprimere giudizi, che per carità i giudizi ce li facciamo tutti, me li faccio anch'io, ma prima di sputtanare una professione, cercate di informarvi, perché non ci fate una bella figura nello sputtanare una professione e dire quello lì non è un professionista, quello lì è uno scemo. Io lavoro in questo campo, anche se non faccio set fotografici tutti i giorni, principalmente non vengo pagata per i set fotografici, però io comunque lavoro con la mia immagine e lo faccio seriamente con una ditta. Quindi silenzio, perché non so che cosa tu combini nella vita, non so che cosa tu hai realizzato, ma io mi sono realizzata e mi sto realizzando. Venire a dire a me che io sono una ragazzina che si fa, che viene imbambolata dai fotografi per mostrare il culo, cioè, ragazza mia, quando io faccio foto col sedere di fuori, sono io che dico al fotografo: senti, guarda, mi servono delle foto con il sedere di fuori per il mio book, quindi fammele. Non lui che mi dice: alzati un pochino la gonna, mettiti sulla scala e alzati un pochino la gonna che ti si intravede la chiappa, e poi vieni a ritirare le foto a casa mia. Non è lui che me lo dice, cara mia, sono io che glielo chiedo, perché io devo autopromuovermi. Quindi, tesoro mio, cioè, tu hai un po' esagerato, nel senso che prima di parlare informati, ma soprattutto non parlare male dei miei fotografi, perché io ho sempre lavorato con persone estremamente professionali, e ti assicuro, forse tu questo non l'hai mai vissuto perché non hai mai fatto davvero la modella, ma ti assicuro che quando un fotografo è davvero professionista, tu ti puoi spogliare nuda e lui non fa bene, lui non si accorge neanche che sei nuda, perché quando lui sta lavorando e basta, perché lui ne vede tanti di culi e di tette, cioè, puoi anche sbattergliela in faccia che lui non la vede, quando sta lavorando, ovviamente. Poi ovvio che fuori dal lavoro è un uomo come tutti gli altri, però quando sta lavorando è una persona seria. I fotografi professionisti sono persone serie. Poi il mondo è pieno di maniaci, io vi dico, se volete fare le modelle, state attente, non fatevi fregare da queste persone che vogliono soltanto guardare belle ragazze. Sono la prima a dirlo e sono d'accordo con lei su questo, però non venirlo a dire a me che voglio dire, ho una certa esperienza in questo mestiere, io ho vissuto facendo foto per 10 anni, quindi non mi venire a dire che sono al tuo livello, cioè, nel senso, il tuo livello di modella è quella di una ragazza che si è fatta fare 2 set e ha beccato pure il maniaco di turno, cioè, ma non è assolutamente il mio caso. Quindi, ecco, io dico solo, ognuno ha le proprie opinioni, fate come volete, pensate quello che volete, pensate tutto, però prima di offendere la professione di una persona e dire pubblicamente tu sei una prostituta perché ti fai fare le foto con un fotografo che poi si fa le seghe, cioè, meno male che non hai fatto nomi, Barbie Xanax, perché sennò ti beccavi un mega querelone e cioè, sarebbe stata pura diffamazione. Quindi niente, ragazze, io comunque nessun rancore per te, tu mi sei simpatica, mi piacciono i tuoi video, penso che tu sia una persona intelligente, quindi spero che tu possa riflettere sul fatto che hai un canale di YouTube, sei una persona di successo su YouTube,
se te ne esci con questi video in cui sputtani la gente, in cui diffami la gente, se lasci commenti sgradevoli sulle tue colleghe, tra virgolette, sul web, ti fai delle figure da rosicona, ti fai delle figure di merda. Quindi io ti do questo consiglio: non lo fare più, perché ti fai veramente delle brutte figure quando non dovresti fartene, perché hai un bellissimo canale, sei una bella ragazza, sei... puoi diventare una grande youtuber, quindi insomma, fossi in te io non lo farei, perché hai fatto davvero una figura un pochino misera. Quindi questa è la mia opinione, nessun rancore, io rimango iscritta al tuo canale, io seguo i tuoi video di cinema. E quindi niente ragazze, fatemi sapere cosa ne pensate. Comunque, no comment. E veramente, non insultate il lavoro della gente, non insultate i professionisti, non mettete tutti sullo stesso piano, perché non è così, non è così. Io vi mando un bacio, un saluto alla Barbie e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!